Allora, eccoci ancora qui per aprire un segmento dedicato alla Settimana Santa. Domenica è Domenica delle Palme, quindi cominciano gli appuntamenti della Settimana Santa. Ci occupiamo di quelli di Caltagirone. Domenica sera alle 20:30, con partenza dall'inizio del Viale Mario Milazzo all'incrocio di Via Principe Umberto e Via Principessa Maria. Ecco, prenderà il via. Una via crucis, la via crucis del lavoratore, presieduta dal vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri. Ne parliamo con Don Salvatore Abbotto. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Parroco di Sant'Anna, nonché appunto vicario foraneo, diciamo, della diocesi della città di Caltagirone. Allora, parliamo di questo accadimento, di questo appuntamento. Sì, devo dire che quest'anno stiamo riprendendo questa iniziativa della Via Crucis fatta nella città nuova di Caltagirone, voluta dal vescovo, riprendere questa iniziativa dopo alcuni anni che è stata sospesa. Tutte le nostre parrocchie si ritroveranno insieme proprio per pregare insieme e per seguire la via di Gesù, la via della croce. E questo avvenimento, questo evento, vuole diventare anche un messaggio che si vuole dare a questa nostra città, segnata anche dal grande dramma della disoccupazione, sempre più crescente. Le famiglie delle nostre comunità sono sempre di più famiglie in crisi proprio perché manca il lavoro. E questo a noi parroci arriva, questo messaggio, questa provocazione, questi sentimenti che la nostra gente continuamente ci dice. Ci sembrava opportuno allora metterci accanto ad ogni uomo e ad ogni donna che sta vivendo questo dramma attraverso la croce del Signore. Quasi a voler dire che e affermare che questo dramma di ogni uomo e di ogni donna è il dramma stesso di Gesù. Gesù l'ha assunto su quella croce e noi vogliamo proprio metterci in cammino dietro Gesù e vogliamo anche essere numerosi a questa Via Crucis. Vogliamo che tutta la gente veramente scenda giù al viale Mario Milazzo per affermare con Gesù che c'è anche un modo di patire, ma anche c'è con Gesù un modo per risorgere da questa situazione. I testi di questa Via Crucis del lavoratore, I testi della credo ci Via sia una Crucis del ricerca molto. lavoratore sono stati presi da Don Piero Sapienza. Quindi è un testo che è stato pregato nell'arcidiocesi di Catania, perché a Catania questa Via Crucis del lavoratore si fa quasi ogni anno. Ecco, vogliamo prendere spunto da questa iniziativa che già si fa per farla anche noi, per metterci anche noi insieme con le problematiche che ci sono nella nostra Sicilia e nella nostra Italia. E E nella nostra città. nella nostra città, certamente. Nella nostra città. Allora, questo è l'appuntamento, diciamo, che apre un po' le manifestazioni, a parte gli appuntamenti religiosi che sono scanditi appunto dalla Settimana Santa, dalla liturgia della nostra cristianità. La nostra emittente per diversi anni, credo siamo al 24esimo, 25esimo anno, all'onore di presentare gli esercizi spirituali il giovedì, venerdì e il sabato santo, presieduti dal vescovo di Caltagirone. Cominciò questa iniziativa Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Manzella ed è proseguita, ringraziamo di questo, con il vescovo Monsignor Calogero Peri, che ancora quest'anno, giorno 17, 18 e 19, si intratterrà presso il nostro studio in diretta per delle riflessioni sulla Settimana Santa, che ovviamente sono sempre contestualizzate al momento che
che si vive, che vive l'umanità, diciamo, che vive anche la nostra comunque comunità, che è affidata al pastore, appunto, al vescovo della nostra diocesi. Quest'anno una novità in questo senso viene rappresentato un po' dalla sigla. Noi ogni anno abbiamo utilizzato un bellissimo crocifisso del professore Bruno Fiorentino del 1979, crocifisso molto struggente, molto essenziale, quasi atipico nell'arte del maestro fiorentino, diciamo, ecco, proprio chi lo vede di primo acchito dice ma non può essere certamente fiorentino, qualora invece no, è un fiorentino e credo che, ma questo abbiamo avuto modo di vederlo, di capirne anche il travaglio come uomo e come artista quando realizzò quel crocifisso. Lo scorso anno un amico, un giovane, stavo dicendo giovane, ma sì, sempre giovane, dai, un giovane, mi si dice ma perché non possiamo, dice, mettere un crocifisso, se lo faccio io uno che, ma dico se mi piace va bene, io sempre, Padre Salvatore, così ci conosciamo, no? Ci conosciamo, sì. Benvenuto sì. Antonio Navanzino, buonasera, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Per cui, se dico, senti, dico, proviamoci, vediamo un po', dico, se riesce. E Antonio, sì, ci ha lavorato, tirato lunghissimo, quasi un anno, diciamo, ecco, un anno, mi fece vedere una cosa embrionale tanti mesi fa, poi le varie fasi e compagnie. Un giorno mi chiamò, dice, senti, è pronto? Dice che lo viene a pigliare, e così. Allora, pregherei la regia, se fosse possibile, Antonio, poi dopo, subito dopo ti do la parola, di mettere in onda la sigla, il video comunque di questo crocifisso che aprirà appunto gli appuntamenti del tempo della speranza. Ecco, questo è il crocifisso. Vediamo se riusciamo. Ecco, questo è il crocifisso e questa è la sigla che quest'anno appunto aprirà e chiuderà. Ecco, questo è il crocifisso realizzato dal maestro Antonio Navanzino. Padre Abbotto, che si è innamorato di questo crocifisso quando lo ha visto qui nello studio, stasera mi ha parlato e dice, ma dice, è possibile? E dico, aspetta un momentino, chiamo il maestro Navanzino, vediamo un momentino se è possibile presentarlo, dato noi avevamo appuntamento lunedì prossimo, no? Vediamo se possiamo contestualizzare assieme l'apertura, diciamo, di questi appuntamenti della settimana santa. Non ti voglio rubare il microfono. Come nasce questa idea, come lo hai realizzato, il significato di questa opera? A volte, al di là del mio lavoro di ceramista, queste opere nascono con un anno di travaglio e un quarto d'ora di lavoro manuale. Vero. Così, lei mi conosce. A differenza di mio fratello, che è più attento, o di Luigi. Io sono Luigi così, ci penso un anno, poi improvvisamente capisco qual è il gesto, l'azione da portare avanti. Nasce da un travaglio, dalla situazione nostra italiana, dalla situazione un po' di tutti noi, anche di noi artigiani. Una cosa importante, una fortuna che io mi ritrovo nella vita è quella di aver imparato a manipolare l'argilla grazie a papà che mi ha dato questo mestiere. Ho trovato tempo fa a casa un crocifisso che avevo regalato a mia nonna nel 1985. Io sono nato nel 77, quindi avevo appena 8 anni, 7 anni. Simile a questo, vi devo dire, simile a questo, prima o poi ve lo farò vedere. Ho capito che in quell'ingenuità di quel bambino che vedeva il crocifisso perché era innamorato del crocifisso, dovevo rivedere quella ingenuità, quel primitivismo, nella crescita che è avvenuta attraverso gli insegnamenti cristiani del mio parroco, di Padre Di Bella, voglio dire, degli esercizi spirituali vari, di come vedo quest'uomo messo in croce, che non è uomo ma è spirito. E allora semplicemente, ecco, arrivare all'azione e spiegare il perché. Questo coccio di ceramica, chiamiamolo così, è appoggiato su una tavola di legno presa semplicemente da un pallet, questi pallet che viaggiano, che girano il mondo, quindi un pezzo di legno semplicissimo. Ai lati ho messo 14 chiodi, sono i 14 chiodi della Via Crucis, perché il quindicesimo è la risurrezione. Noi qua nel Cristo ci fermiamo alla morte di Cristo.
L'opera è un pezzo di argilla, una sfoglia di argilla, non è più uomo, ma ormai è anima, è tornato al Padre, è tornato a essere quello che è, unico, Dio, Figlio, Padre, Spirito Santo. Quindi questa è la concezione. Il corpo ormai è deformato, non esiste più il corpo, ma esiste una forma che assomiglia al corpo. I colori, ovviamente, voi li state vedendo, sono i colori della bandiera italiana. A proposito, e io ringrazio anche lei, direttore, e Padre Salvatore per avermi invitato ad essere insieme, perché va benissimo con questa Via Crucis. Noi lavoratori ci riconosciamo in questa Via Crucis, è la passione che stiamo portando avanti. D'altronde, Cristo ci ha voluto far vedere come lui ha portato avanti dei dolori superiori a questa passione che stiamo portando avanti, quindi noi possiamo vedere solo la speranza in questo rispetto a quello che lui ha passato. Un Dio che si fa uomo e passa tutti i dolori di questo mondo. Quindi quel bianco candore dell'anima di Cristo è rappresentato nel corpo. In quel sangue c'è la passione dell'uomo e in quel verde c'è invece la speranza, che comunque sono le lacrime, ma le lacrime poi possono portare a questa speranza. Davanti poi tanto fil di ferro, attorcigliato, aggrovigliato, quasi come la Madonna di Antonello da Messina che ti mette la mano davanti e ti dice: oltre questo limite tu non puoi passare perché c'è il mistero e tu devi credere in questo mistero. E allora l'uomo non può toccare ciò che non è più uomo. Così semplicemente l'ho voluto rappresentare. C'è un braccio che è staccato, è il braccio destro, e sta sopra. È Questo. il braccio di Dio, è il braccio di Dio che aiuta l'uomo nel suo lavoro laborioso, nella mano destra. Quindi questa passione dell'artigiano con la speranza di vedere nella croce, nella passione di Cristo, qualcuno che è dietro di noi, quell'angelo custode che è Cristo, figlio comunque sempre di un artigiano in terra. Quindi questa è una cosa importante, la passione del lavoratore di un figlio fatto uomo, figlio di un padre putativo artigiano, San Giuseppe, che noi festeggiamo il 1º maggio, è la festa del lavoratore, ma è la festa di San Giuseppe artigiano lavoratore. Il Cristo mi emoziona tantissimo. La passione di Cristo mi emoziona tantissimo e sono felice che quest'anno mi avete dato questa possibilità. Io ricordo ancora l'anno scorso pure il Cristo di Bruno Fiorentino. Quando noi facciamo altre opere che devono essere commerciali è tutto un altro discorso. Dobbiamo legarci alla tradizione e avvicinarci alla tradizione. Quando le opere escono da noi, dalla poesia, dal pathos, dalla creatività, è tutta un'altra storia. Non siamo neanche noi. In quell'anno c'è qualcuno che ci guida e ci porta a dare un gesto, qualcosa di particolare. Ricordo quando ero ragazzo, Padre Di Bella mi disse: solo voi potete essere creatori come Dio perché fate delle creature e nessuno vi può dire niente, non c'è alcuna Certo. bestemmia perché Dio vi ha dato questa possibilità di creare e di plasmare così come ha fatto Lui. Sappi che quello che tu fai nella vita è una fortuna grandissima ed è un peso grande, importante e da portare avanti. Antonio, siccome la posizione è quella giusta, se la telecamera ci mette a favore, ecco questo ferro che io nell'idea mia era quello di trattenere praticamente, No, invece non invece poter. poi nella realizzazione tu gli hai dato un significato completamente diverso. Questo groviglio di ferri. Di fil di Lo puoi ferro. toccare Cristo, ma ti devi pungere prima, devi conoscere le sofferenze prima di Perfetto, quindi toccare, di sono le avvicinarti a spine Cristo. della Sono sofferenza. le spine di tutti gli uomini, comunque. Comunque, io devo dire, mi piace tutta questa simbologia, tutto questo travaglio, anche il costato che è segnato qui praticamente, no? Il costato che è Sì. segnato qui. Però al di là di questo, nella sua complessività, avendo avuto questo crocifisso qui da circa 20 giorni, Più o ecco, meno, sì. gli avventori, gli amici, ecco, sono stati tutti attratti da questo manufatto, tutti a chiedermi notizie, così abbiamo soddisfatto non soltanto quella curiosità di Don Salvatore Abbotto, ma anche quella dei tanti amici che così volevano. Perché il bello di questa, Antonio, è stato che ognuno ha cercato di dargli il proprio Deve essere significato. così. Ognuno gli ha dato, però il significato giusto è quello che gli dà l'artista, la mente, che è riuscito a rendere visibile un proprio pensiero, un proprio È elaborato, un diciamo. polittico messo insieme in una sintesi. Perfetto. Semplicemente Possiamo questo. rivedere la sigla, se è possibile, la regia, così ricordiamo questo avvenimento. La sigla degli esercizi spirituali di quest'anno che cominceranno il 17, giovedì 17 alle ore 21 con Sua Eccellenza il Vescovo, il Tempo della Speranza.
Ecco, l'appuntamento è per giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 alle ore 21, con le varie repliche ovviamente, tenuti da Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri. Il crocifisso è stato realizzato quest'anno dal maestro Antonio Navanzino, che lo ringraziamo per lo sforzo che ha realizzato, seppur lungo devo dire, ma voglio dire, le cose belle probabilmente hanno bisogno di maturazione e di crescita continua, anche Interessante. se poi la determinazione avviene in 10 minuti, Poco. un quarto d'ora. Così è stato perché l'ho registrato, Così. l'ho registrato, io ero fuori quando lei dice passi, dice che vediamo, così se lo porta, però poi ho trovato tutta un'altra cosa e l'ho trovato qui in studio, diciamo. Quindi complimenti Antonio perché Grazie. un bel lavoro. Quando l'ho visto era informe, Sì. ma vabbè, non era cotto, non È un era pezzo di niente, per cui argilla. era una cosa indecifrabile, Sì. diciamo, ecco, come l'essenza del corpo che tu hai voluto significare. Però voglio dire, Ha preso un anno di questo. polvere. Prego, Ha preso un anno di polvere un perché non riusciva a capire che fine doveva fare l'opera. attimo, si trova. E beh, ma sai, il problema è che dopo la cottura è uscito fuori un pezzo diverso, diciamo. La ceramica ha quattro elementi della natura: Acqua, acqua, aria, terra e appunto. fuoco. L'uomo fa poco. Poco, poi vediamo, dice, cosa succede con questa L'uomo cottura. fa Padre Abbotto, pochissimo. ti convince questa esposizione Ma di Antonio il fatto Navanzino? che abbiamo così improvvisato questo incontro, Ma questa veramente, diciamo, chiacchierata, devo dire che mi commuove sempre di più guardarlo e ringrazio sentitamente Antonio per Grazie. quest'opera, perché veramente sintetizza in modo perfetto quello che noi faremo durante la Settimana Santa. E quello che è poi anche la Via Crucis, in un certo senso. Vorrei leggere un Certo. passaggio che effettivamente quello che hai detto è anche, sarà anche pregato. Quando dice così: la Via Crucis del Signore è la Via Crucis di ogni donna e di ogni uomo che affrontano nella loro storia quotidiana il dramma della sofferenza nei suoi più svariati e complessi aspetti. Tra cui c'è anche quello dei problemi fisici, materiali, a quelli spirituali, a quelli morali, da quelli personali, familiari, a quelli sociali e politici. Quindi si sintetizza benissimo questo crocifisso, quello che noi faremo proprio la Domenica delle Palme. Bene, dobbiamo aggiungere altro? Va bene così, Pace a botto, va bene così. Grazie, grazie, Sei grazie. più o meno come sul regista, un po' occulto nella rappresentazione di Yahweh. Vuoi dire qualcosa al Politeama? Credo mercoledì prossimo, Sì, no? In due parole, dai, tanto sei l'anima di questa cosa. quest'anno stiamo Che ne dica volendo. Giovanni Canfaille, che ritiene di essere il presidente, il Dominus e compagnia. Non è Lo è, così. lo è. C'è Io il non Padre devo Abbotto, c'è il Padre Abbotto. assolutamente, non devo assolutamente togliere Il nulla, maestro Giovanni niente a Canfaille. nessuno. E quindi i ruoli vanno rispettati. Attualmente il presidente dell'associazione La Scala è Giovanni Canfaille, quindi lui è il presidente. Ma Per se cui l'ha messo in testa di scalzarti comunque, non è dai. vero, non è vero, non è vero. I rapporti che ho con lui sono Allora, rapporti da mercoledì padre e figlio. appuntamento al Politeama, al Sì, Cineteatro Politeama. questo, come è nata questa idea della passione fatta in teatro? Ma è chiaro che il fatto di non poterla fare così come l'abbiamo sempre fatta per 18 anni ci ha portato, no, a fare una riflessione diversa. Possibile che dobbiamo perdere questo patrimonio umano, questo impegno dei ragazzi, questo impegno Dei anche degli già ragazzi. Beh, adulti così buttato al vento? E allora Costanza, Giovanni. Si sono messi al lavoro Adriano. proprio Adriano c'è per, Cinerella, no? certo, lo farà sempre il Sempre il Gesù. Cristo, eh. Ma fino a Sì. che età può farlo il Cristo, secondo te, Salvatore? Tu lo hai inventato quel ragazzo. Quel ragazzo quando Fin era quanto ragazzo. ha il fisico che possa richiamare un Gesù che ha 33 anni. Ecco, quindi quando ci accorgeremo che fisicamente Comincia a non cedere. potrà corrispondere all'età di 33 anni, e allora quindi significa che Adriano sta portando bene l'età che ha.
che ha qualcosa in più di 33. Che ha qualcosa in più di 33. Vabbè, questo al di là dello scherzo. Devo dire che questa passione è nata proprio dall'idea di riproporre una riflessione sugli eventi di cui stiamo parlando, ecco, gli eventi della croce e della risurrezione del Signore. E i testi sono stati scritti da Costanza Grifeo, poi tutta anche, compresa anche la regia, e tutto il lavoro è coordinato da Giovanni Canfaile. Io faccio il parroco. Quindi fai la supervisione religiosa. Il parroco fa quello che fa ogni parroco. Sta lì con la presenza. Indirizza, e con la presenza sostiene, incoraggia, se c'è da riprendere, riprende. Se c'è anche da starsene lì in silenzio e guardare la bellezza del modo come agiscono e come si impegnano i ragazzi in questa nuova avventura, è già di grande consolazione. Bene, noi chiudiamo qua l'appuntamento con la Via Crucis del Lavoratore domenica 13 aprile alle ore 20:30 con partenza dall'inizio del viale Mario Milazzo, coincidente con la crocevia dove c'è la Banca Intesa e il negozio Lanza, a scendere per poi concludersi nella chiesa della Sacra Famiglia. Ecco, sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, ci sono 14 stazioni, sarà una cosa interessante partecipare. Io credo che su queste cose, almeno su queste cose, la città si ritrovi, diciamo, in questa zona. Grazie al maestro Antonio Navanzino. Grazie per questa bellissima e ispirata installazione di questo Cristo, che non è banale, ma è proprio ricercata. L'installazione, l'ha chiamato bene. L'installazione, è così, basta, non può essere diversamente. No. Voglio dire, perché così è un'installazione. Sì, dai, che è diverso dall'opera. Certo, sì, è una cosa diversa. Mi hai provocato un po' di invidia, pazienza. Io lo so, Salvatore, tu ci stai tentando, ma non te lo do. Sai, starebbe bene a Sant'Anna. Sì, ma io l'ho capito questo. Già abbiamo parlato di un'altra cosa su quest'idea a Sant'Anna. Mi ha rubato una promessa già su Sant'Anna. Ma intanto basta, siccome ci ha messo gli occhi da diverso tempo, non è possibile. Accetto anche questo. Va bene così. Grazie, buona Pasqua intanto e buon lavoro. Buona grazie Pasqua. A Padre Salvatore Abbotto, grazie a Antonio Navanzino, prosit, buon lavoro ancora. Grazie. Ho trovato un libro, credo del 1900, una pubblicazione del 1994, una pubblicazione dove tu appunto eri citato e rappresentato. Mi ero ripromesso ma questa premura di Padre Abbotto stasera di presente, mi ero predisposto per lunedì. In effetti mi ha scombinato un po' il premio Gino Reale, forse. Non me lo ricordo, c'è una pubblicazione qua, dico, io lunedì quando viene Antonio lo presento con questo, credo 94, una cosa del genere, per cui disse. Però Salvatore Abbotto è riuscito a scardinarmi, diciamo, tutto quello che mi ero predisposto per lunedì prossimo. Nulla è a caso. Va bene così. Va bene, grazie, auguri, buona Pasqua e va bene così. D'accordo. Chiudiamo la trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione, vi auguro la buona fine settimana, ci vediamo lunedì prossimo per continuare la nostra avventura di stasera con. Grazie, buon proseguimento.